Ciao ragazzi, finalmente è uscita la versione di Final Cut 10.8, quella epocale con l'intelligenza artificiale che fa tutto da sola. Sì, vediamo quali sono queste novità in questa grande versione annunciata da Apple e distribuita proprio ieri. Intanto la prima cosa che dobbiamo fare è creare un backup della versione attuale di Final Cut, quella che stiamo usando prima ancora di aggiornare. Per farlo possiamo trascinarla direttamente dalla cartella applicazioni a un dispositivo esterno o farne una copia e poi possiamo eventualmente andare a comprimere direttamente l'app, quindi la cerchiamo nella cartella applicazioni, facciamo clic con il tasto destro e facciamo comprimi. Attenzione anche alle librerie, perché se poi apriremo una delle nuove librerie con la nuova versione di Final Cut, le librerie verranno aggiornate e con la versione vecchia poi saranno casini per doverle aprire. Quindi nel caso fatevi un backup prima di aprire una libreria di quelle vecchie con la nuova versione. Se invece vi trovate meglio, fate una copia con Time Machine di Apple per poi ripristinare tutto nel caso ci fossero problemi. Voi sapete che con le nuove versioni arrivano sempre dei bug. E direi che ne abbiamo già abbastanza anche con la versione attuale. Passiamo dunque alla prima novità, la funzione di miglioramento automatico tramite il machine learning, cioè l'apprendimento automatico per migliorare la luce e i colori. Vediamo come funziona, perché questa in realtà è una cosina abbastanza interessante da cui partire per lavorare meglio sui colori. Per accedervi, tutto quello che dobbiamo fare è selezionare la nostra clip nella timeline, poi andiamo sulla freccetta vicino alla bacchetta magica e clicchiamo su di essa. Vedremo migliorare la luce e il colore. Un altro modo per accedervi invece è andare nel menu effetti, cercare appunto gli adjustment color e poi trascinarlo direttamente sulla nostra clip. Ora che abbiamo applicato queste regolazioni, possiamo vedere come cambia questa ripresa. E una volta abilitata questa funzionalità, l'immagine diventa molto più naturale. Questo effetto però non è la fine della color grading di Final Cut, anzi è uno strumento da cui partire con un buon bilanciamento di alcuni parametri, come appunto il colore e le luci. Quindi, una volta applicato, noi potremo andare nel menu dell'inspector a lavorare su i parametri da cui questo miglioramento automatico ci farà partire e potremo andare a deselezionare per esempio solo il miglioramento delle luci perché vogliamo gestirle noi in modo autonomo, magari non ci piace il risultato automatico di Final Cut, oppure solo il miglioramento dei colori e possiamo andare ovviamente a lasciare attivi tutti e due, ma allo stesso tempo saremo in grado di andare a regolare tutti i parametri come le luci, i colori, i neri eccetera eccetera tramite i vari cursori delle regolazioni. In alto possiamo anche cambiare la gamma dei colori, quindi HLG eccetera eccetera, quindi abbiamo una gestione di tutto quello che desideriamo fare per quanto riguarda appunto la gamma e possiamo gestire un po' meglio la questione color. Un altro effetto che arriva su Final Cut grazie all'apprendimento automatico del machine learning è il rallentamento migliorato. Noi sappiamo che se andiamo a rallentare determinati tipi di clip che non sono ottimizzate per essere rallentate, possiamo lavorare con con l'optical flow e in qualche modo cercare di cavarcela. Allora, questa funzionalità con il miglioramento automatico è stata un po' migliorata in Final Cut, quindi rimarrà più fluido invece di risultare a scatti. Selezioniamo per esempio questa clip. Ora possiamo andare nel nostro editor di retiming e vedremo che abbiamo due opzioni, lo slow che ci darà le nostre opzioni tipiche di slow motion e poi smooth slow motion, oppure andiamo avanti e lavoriamo solo con lo slow regolare. Andrò a rallentare fino al 25%. Ora riproduco la clip e vedremo che abbiamo un rallentatore molto a scatti. Da qui possiamo andare avanti e tornare all'editor di retiming, scendere alla qualità dei video e poi cambiare in migliora per il flusso ottico, cioè l'optical flow. E questo è il modo originale in cui lavorava Final Cut fino adesso. E vediamo che ci saranno un po' troppe sfocature, non è tutto ben definito. Ora invece, cambiando sull'opzione smooth slow motion, in modo automatico la ripresa verrà veramente migliorata in modo drastico rispetto a quelle che sono state le funzioni fino adesso. Chiaramente i risultati migliori li otterremo sempre girando con gli FPS necessari perché un video venga rallentato, perché non basta un po' di AI per fare un capolavoro, però può salvare in quelle clip che durano pochi secondi dove serve uno slow motion ma le abbiamo registrate a 24 FPS, quindi non possiamo rallentare senza che facciano schifo. La prossima funzionalità è una funzionalità che ho voluto da qualche anno, anzi finalmente ci sono arrivati. Noi sappiamo che quando facciamo color grading avevamo diversi effetti. Finalmente potremo dividere questi effetti, potremo rinominarli, potremo capire che cavolo stiamo facendo quando applichiamo 1000 effetti che
Ragazzi, molti di voi guardano i nostri video ma non sono iscritti al canale, quindi ricordatevi di iscrivervi al canale per supportare il nostro lavoro. A voi non cambia nulla, per noi invece significa davvero tanto. Bene, finito il momento J-pop, continuiamo. Risultano poi nell'inspector andandogli ad assegnare un nome, quindi potremo finalmente orientarci meglio all'interno dell'inspector quando andremo ad applicare effetti di colore, lute e quant'altro, perché riusciremo a tenere un certo ordine che fino adesso, ad esempio, questa inquadratura ha due ruote dei colori, ok, attive. Fino adesso non c'è stato modo di distinguere tra i due livelli, cioè dovevamo solo passare attraverso e disabilitare un livello per sapere cosa si stesse facendo, perché se no non sapevamo quale era attivo, quale no, insomma, solite cose. Ora andiamo a rinominare gli effetti con il nome che vogliamo noi. Questa, credetemi, sembra una sciocchezza perché in realtà non è niente di epocale come aveva promesso Apple, però è una roba che serve, diciamoci la verità. Quindi possiamo chiamarlo uno grading di base, l'altro possiamo chiamarlo grading avanzato, insomma possiamo rinominare quello che vogliamo in base alla situazione in cui ci troviamo. Sicuramente chi starà guardando questo video dirà: DaVinci Resolve ce l'ha dalla preistoria. Vero, ma DaVinci Resolve è di Blackmagic e non di Apple. Ma se a Apple sono limitati, che cosa ci possiamo dire? Ora, la prossima funzionalità riguarda il copiaggio e l'incollaggio degli effetti. Fino adesso dovevamo selezionare una clip su cui avevamo applicato tutte le nostre modifiche e i nostri effetti, premere Command C e poi selezionare le clip sulle quali volevamo incollare gli effetti per rendere tutto universale, diciamo, per omologare tutto, e premere Command V. In questo modo applicavamo gli effetti che erano su una clip a tutte le altre che ci interessava modificare. Ora finalmente possiamo gestire le cose in modo un pochino diverso, più veloce, più semplice. Ora facciamo finta di avere questa LUT e voglio portare questa gradazione di colore su questo clip secondario, e invece di copiarlo e incollarlo possiamo fare clic e trascinare questo direttamente sul video che è in timeline, e si applicherà proprio così. E se vogliamo selezionare più effetti possiamo farlo e poi trascinarli sopra la clip che vogliamo modificare premendo, ovviamente tenendo premuto Command e andando a selezionare i singoli effetti. E parlando di qualità della gestione degli effetti e del nostro flusso di lavoro, entrano in gioco anche alcune novità per quanto riguarda l'indice di Final Cut, che io personalmente non uso mai perché sono disordinato. Nelle cose ordinate non riesco a trovare le cose, invece io so tutto a modo mio. Comunque vi faccio vedere queste novità. Se dovessimo fare clic sulla lente di ingrandimento qui, ora possiamo filtrare per intervalli duplicati, per medie mancanti, per effetti mancanti, effetti video, effetti di audio e retiming. Quindi, se c'è una clip specifica che stiamo cercando nella nostra timeline e sappiamo che gli manca un effetto, possiamo semplicemente fare clic su quell'effetto in particolare. E quindi verrà evidenziato ovviamente quella clip dove è mancante l'effetto che abbiamo selezionato nei filtri. Poi possiamo selezionare clip che iniziano con determinate parole chiave o finiscono con determinate parole chiave, l'inizio del nome di una clip video registrata con una determinata camera. Un'altra cosa che invece finalmente abbiamo è la timeline scorrevole, cosa che finalmente hanno implementato in Final Cut i professoroni di Apple. O meglio, la timeline scorrevole c'era già, solo che dovevamo andare nelle impostazioni, attivarla e disattivarla. Adesso abbiamo un tastino che ci permette di gestire tutto direttamente dall'interfaccia di lavoro di Final Cut. Anche perché non è che mentre lavoro e magari non mi serve devo andare ogni volta sul menu a tendina a cercare l'impostazione, disattivarla, attivarla a mio piacimento. Basta premere un pulsante e basta. Un'altra roba che un pochino mi dispiace, dall'altra parte è una funzione che non utilizzeremo mai, è che è stato eliminato il supporto ai DVD. Quindi come faremo nel 2024 senza supporto ai DVD? Ah, ecco, un'altra cosa che arriva con la nuova versione di Final Cut, per cui Apple si è sbattuta veramente tanto per implementare questa roba qui, è... Sto cazzo! Sto cazzo! Sto cazzo! Quando Apple ha annunciato la nuova versione di Final Cut, no, con l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, io ho fatto il video e ho tenuto un low profile, nel senso, sapevo benissimo che per loro l'intelligenza artificiale è la correzione automatica di luce e colori, roba che fanno applicazioni dal 2016, applicazioni dal telefono, no? Cioè, se voi prendete Filmora, Filmora ti traduce i sottotitoli, te li inserisce automaticamente con l'intelligenza artificiale. Certo, con i crediti e a pagamento in alcune occasioni, però sa farlo, qua sa tradurre l'audio
in un'altra lingua, con una voce creata dall'intelligenza artificiale. Stiamo parlando di un programma recente, Filmora, chiaramente io ci lavoro per Filmora, ma sto parlando a livello di comparazione, anche a livello di costi, perché Final Cut costa 300 euro e continua a offrirmi roba che su alcuni software molto più basici, molto meno completi, meno finiti, è presente da 10 anni. Mi scrivete nei commenti che cos'è la funzione. Per esempio, Filmora ha anche il ritaglio automatico delle sagome, rimozione dello sfondo e sostituzione, no? Scrivetemi nei commenti una funzione che vi sarebbe piaciuto vedere all'interno della nuova versione di Final Cut. E se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, scrivetelo qua sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale. Sapete che mi dispiace dover chiedere mi piace, like e commenti, anche quando non c'è niente da dire, però mi serve per fare andare un po' in giro il video. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!